Collegamento telefonico, come abbiamo già preannunciato, il sindaco di San Nicola Arcella, nonché candidata alla Regione Calabria, Barbara Mele, candidata nella lista di centrodestra, Iole Santelli. Presidente, buongiorno. Buongiorno Martino e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, buongiorno Barbara, iniziamo subito a parlare delle motivazioni che ti hanno spinto a scendere in campo in un momento molto particolare per l'Alto Tirreno Cosentino e per la Calabria intera. Sì Martino, io sono stata contattata diverse volte per candidarmi in questo territorio, ma chiaramente non ho mai accettato, in quanto ho deciso di fare il sindaco per due legislature. Ora penso sia arrivato il momento di dar voce a questo territorio, questo meraviglioso territorio che ha bisogno di un riferimento nell'Alto Tirreno. Perché mi sono candidata con Iole Santelli? Con Iole ho un rapporto da diversi anni, per cui voglio contribuire sicuramente a dare la Calabria un presidente donna, perché credo nelle donne. Ho sempre detto che le donne non sono un limite, ma un'opportunità. Indubbiamente. Ecco, da dove vuoi partire? Allora, sono stata una donna sempre concreta, ho amministrato, questo è il nono anno, ho fatto il sindaco a San Nicola, e chiaramente non immagino e non ho mai immaginato un programma politico irrealizzabile, proprio perché sono stata sempre concreta. Chiaramente conosco bene i problemi che ci sono all'interno del territorio, all'interno della Calabria, conosco bene i problemi che sono all'erosione costiera, all'agricoltura, alla sanità, ma anche perché li ho vissuti in prima persona, per cui so che cosa significa, che significano questi problemi. Ma non voglio fare false promesse, Martino, solo fatti. E solo fatti è stato il mio slogan per tanti anni come sindaco. Il risultato di San Nicola è sotto gli occhi di tutti, per cui intendo portare questa esperienza decennale da sindaco a questo territorio. Ecco, è stato, voglio dire, difficile anche in alcuni momenti governare San Nicola. Sì, sicuramente è difficoltoso, come tutti i comuni d'Italia. Amministrare un comune oggi non è facile, però ce la siamo cavata con forse un po' di determinazione, un po' di saper fare, un po' di tocco femminile, sicuramente Martino. Ecco, noi vogliamo anche ricordare che il 12, domenica 12, ci sarà Iole Santelli a Praia Mare e sarai tu ad accompagnarla. Sì, domenica alle 16:30 in Piazza Italia, al Gino Bar Scalzipenna, verrà Iole a fare un giro sull'Alto Tirreno Cosentino. Inizieremo da Praia e l'accompagneranno poi in tutta la costa, per cui inizieremo e prenderemo un caffè con lei e chiaramente pretenderemo delle risposte poi quando accompagneremo Iole a fare il presidente della Regione Calabria, perché sarà lei la prima donna presidente della Regione. Ecco, a te piace stare in mezzo alla gente, avere contatto diretto con i cittadini. Tanti cittadini, sì, che cosa ti stanno chiedendo? Guardi, io non ho voluto fare questa riunione in un luogo chiuso, perché io sono sempre in mezzo alla gente, sono cresciuta con loro, mi confronto veramente con loro, e anche oggi quando faccio campagna elettorale le risposte dei cittadini sono quasi piace, nel senso voglio avere un rapporto concreto con loro, per cui ho deciso di ricevere Iole a Praia in una piazza in mezzo a loro.